tutta la lotta. Hanno bloccato Viale Certosa a Milano, dove a sede legale Acciaierie d'Italia e sindacati metalmeccanici, proprio mentre i soci ArcelorMittal e Invitalia sono in assemblea per definire le misure urgenti per il sostegno finanziario alla società. Troppi soldi pubblici dati dal socio di minoranza, lo Stato, gestiti dal socio di maggioranza, Mittal, denunciano FIM, FIOM e WILM, che annunciano di andare avanti con l'azione sindacale. I soci debbono prendere una decisione, perché i 20.000 lavoratori non possono rimanere in questa condizione di incertezza, rischiando la vita quotidianamente. Gli impianti, se non vengono manutentati e sistemati, abbiamo il rischio ambientale che aumenta e abbiamo anche la condizione di salute e sicurezza per le persone e per i lavoratori che operano negli stabilimenti. Il governo deve stanare il socio privato sulla sua volontà di fare o meno gli investimenti su tutto il gruppo. È impensabile che l'acciaieria più grande d'Italia, la seconda in Europa, il socio di minoranza che lo Stato mette i soldi e li gestisce, il socio di maggioranza che ha oggi non è vincolato neanche per un centesimo agli investimenti. Questo non è più accettabile. Speriamo che tramite Invitalia, appunto tramite anche il presidente Bernabé, oggi arrivi la giusta pressione del governo per cambiare e invertire la marcia di questa vertenza.